Ciao a tutti ragazzi, io sono Erco per lo staff del team FIFA Italia. Oggi in questo video porterò la recensione di Gonzalo Higuaín versione FIFA, cioè la versione 90, attaccante argentino del Napoli che riceve questa fantastica carta FIFA grazie alla sua doppietta segnata in Napoli-Genoa, tra cui con un gol davvero fantastico. Guardiamo subito le statistiche sulla carta: troviamo 99 l'85 in velocità, 89 in dribbling, 93 di tiro, 30 in difesa, 78 passaggio e 80 fisico. Rispetto alla situazione TIF, cioè la versione 89, riceviamo più 1 in overall, più 1 in velocità, più 1 in dribbling, più 1 in tiro, più 1 in difesa, più 3 in passaggio e più 1 in fisico. Vi vorrei dire subito che questa carta di Gonzalo Higuaín, un po' come anche l'89, Gim rispecchia proprio il vero Gonzalo Higuaín, perché praticamente fa le stesse cose che fa Gonzalo Higuaín. In realtà è veloce quel tanto che basta, è devastante fisicamente e davanti alla porta sbaglia davvero pochissime volte. Adesso passiamo subito alle statistiche in game: l'85 di velocità, 83 accelerazione, 86 velocità scatto. Come detto prima, lui corre quel che basta, non ha la velocità ovviamente di un Aubameyang, però comunque è abbastanza veloce, tanto da riuscire a superare i difensori avversari anche in velocità. Adesso passiamo al dribbling: l'89 sulla carta diventa 79 agilità, 65 equilibrio, 91 riflessi, 92 controllo palla e 90 dribbling secco. Il dribbling, come anche la velocità, è un pro di questo giocatore. Davvero, soprattutto con il dribbling con L2R2, cioè quelli che trovate il tutorial fatto da Matteo qui sul canale, praticamente con questo dribbling Gonzalo Higuaín riuscirà a superare di tutto, perché entra anche in gioco la sua forza fisica di cui parleremo dopo. Però davvero il dribbling molto buono è ovviamente un pro. Adesso passiamo ai tiri: il 93 sulla carta diventa 97 piazzamento, 98 finalizzazione, 93 potenza di tiro, 85 tiri dalla distanza, 91 tiri al volo e 81 calci di rigore. Davvero il tiro di questo giocatore è una cosa assurda. Davvero segna in tutti i modi: segna da fuori area, segna da dentro l'area, segna da giro, segna di potenza, segna in ogni maniera. Un po' come ci ho detto prima, come fa in realtà. Dategli una palla e lui farà gol. I valori difensivi non ci interessano molto, c'è solo il 99 di precisione di testa, che resta un ottimo valore per farlo essere comunque un attaccante completo. Però, come vi dico in tutte le mie recensioni, lui non io non riesco a giocare di testa in questo gioco, quindi non lo metto né 3 pro né 3 contro il colpo di testa. Adesso passiamo ai passaggi: il 78 sulla carta diventa 80 visione, 82 cross, 71 precisione di esecuzione, 80 passaggi corti, 63 passaggi lunghi e 82 effetto. I passaggi sono un altro pro di questo giocatore, perché c'è da dire che anche se il passaggio lungo è 63, che a parere mio non vorrei sollevare polemiche, ma è comunque un valore abbastanza bugiardo perché secondo me ne meriterebbe di più, però riesce a fare comunque ottimi cambi di gioco, ottimi passaggi lunghi in game. I passaggi corti 80 molto buoni, riesce a dialogare bene con il compagno di reparto. Adesso passiamo al fisico: l'80 sulla carta diventa 82 elevazione, 77 resistenza, 90 forza e 56 aggressività. Il fisico è una cosa assurda di questo giocatore, perché davvero non lo spostate, non gli levate in palla davvero per niente. Infatti questo ottimo valore di fisico si collega col dribbling e alla velocità, come ci ho detto in precedenza, perché questa combo velocità, dribbling e fisico pochi giocatori l'hanno. Davvero è quasi unico questa cosa, perché riesce a superare gli avversari in velocità, in dribbling, col fisico, se proprio trovate un attaccante veloce, un difensore veloce. Quindi davvero, davvero un ottimo giocatore che vi consiglio di provare assolutamente, perché è anche molto ma molto divertente. Adesso facciamo il nostro riepilogo di pro e contro: nel pro troviamo velocità, tiro, dribbling, passaggio e fisico, 3 contro niente. Come voto gli diamo un bel 10, se lo merita, davvero un attaccante completissimo, tra i più completi di questo gioco e anche tra i più forti di questo gioco a parer mio. Infatti non mi spiego come faccia a costare solo tra virgolette 200.000 crediti, però ovviamente è una cosa buona perché è accessibile a molti, quindi vi consiglio davvero di provarlo. Detto questo video può finire qui, mi raccomando lasciate un bel mi piace, passate su tutti i nostri social e commentate questo video con le vostre impressioni su Higuaín e FIFA se l'avete provato. E da Erco per altri team, aspettate tutto, ci vediamo nel prossimo video, bella!